Sono tre domeniche che stiamo affrontando questo motivo, questo argomento ansia. Nel primo messaggio della serie avevamo visto che per combattere l'ansia che ci coinvolge, la strategia generale è di fare quello che dice Seconda Corinzi, prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Questo come lo raggiungevamo? Avevamo visto come si era comportato Gesù nel Getsemani in un momento di grande ansia, sottomettendoci alla volontà del Padre, anche quando sembra che le cose vadano verso il male, anzi verso il peggio, ma fidandoci di lui, così come aveva fatto Gesù nel Getsemani, continuando a sottometterci al Padre, non soltanto una volta. Gesù si era sottomesso tre volte al Padre nel Getsemani, e noi dobbiamo sottometterci non una sola volta in tutta quanta la nostra vita, ma sempre sottomettendoci alla volontà del Padre. E infine, la terza, strategia generale è di chiedere l'aiuto di Gesù. Gesù ci aveva detto che chi avrebbe chiesto il suo aiuto, lui sarebbe stato presente. Gesù è presente in questo momento come Spirito Santo su questa terra. E Gesù stesso ha detto che se crediamo in Lui, se chiediamo le cose nel Suo nome, noi faremo grandi cose, anzi più grandi di quelle che ha fatto Lui sulla terra. La scorsa settimana avevamo visto un pochino dalla pratica, cosa fare in pratica, come contrastare per vincere l'ansia. Avevamo detto che devo concentrarmi sulle cose che piacciono a Dio, ovvero tutte le cose che sono vere, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono ammirabili, tutte le cose che sono da lodare, eccetera. E poi devo imparare e ricevere, ovvero che non soltanto devo conoscere queste cose, ma devono diventare parte di me, della mia natura. E infine che devo guardare ed ascoltare, cioè che devo vedere altri credenti maturi e sentire quello che dicono per fare come fanno loro. E alla fine era la volta mia che io dovrò fare quello che essi fanno. In tutto questo bell'impianto che vi ho fatto, però, c'è una cosa che sto lasciando indietro, un aspetto che forse, anzi sicuramente, è quello principale. Pregare. Pregare. E attenzione, non sto parlando alla preghiera in generale, sì, quella è una cosa buona, ovviamente è sempre buono pregare, è un nostro piacere e un nostro dovere come credenti di pregare, è una parte fondamentale dell'essere discepoli di Cristo il pregare, ma voglio riferirmi ad una preghiera specifica, a una preghiera mirata, non fatta da soli, ma assieme ad altri credenti. Primo punto, per vincere l'ansia, chiedi preghiere per l'unzione. Spiegheremo che cosa si tratta, trattiamo di unzione. Chi è stato nella nostra chiesa già conosce molto di questo argomento perché Mario ha fatto proprio una serie di predicazioni per quanto riguarda la guarigione e l'unzione. È importante comprendere una cosa dell'ansia. L'ansia ci cambia. L'ansia ci cambia radicalmente, cambia la nostra percezione. Sfida i nostri corpi. Talvolta sappiamo perché siamo in ansia, altre volte non sappiamo. Non c'è una spiegazione logica alla nostra ansia, non c'è una spiegazione logica per l'adrenalina che scorre nelle nostre vene. Sappiamo che dobbiamo pregare, per eliminare le nostre preoccupazioni. Sappiamo che dobbiamo andare da Dio e riempire i nostri pensieri, di Cristo. Sappiamo che esiste un campo di battaglia nelle nostre menti e nei nostri corpi. Il problema è uno, sapete, chiediamo spesso preghiere quando la nostra ansia è legata a qualcosa di fisico, di reale, che so, una malattia, una crisi finanziaria, un problema di lavoro, qualche cosa che riguarda i nostri figli o le nostre figlie. Ma quasi mai chiediamo, veramente raramente crediamo, quando la nostra ansia è ansia e basta. Giacomo afferma questo e vorrei che voi prendeste questo versetto perché lo vedremo insieme. Giacomo 5, capitolo 5, da versetti 13 a 14. Per chi ha la Bibbia bianca, questa qua si trova a pagina 785, mentre nella vecchia Bibbia, quella con la copertina viola, si trova a pagina 1208. Alcune persone mi hanno detto, dice, ma perché dici questi nomi? Semplicemente perché sono quelle che usiamo in chiesa. Per cui le persone che mi stanno ascoltando, se hanno una Bibbia,
Trovatela, vi do tempo di cercarlo, ripeto il versetto Giacomo 5, versetti 13 e 14. Sono le parole che dice Giacomo, il fratello di Gesù. Giacomo dice così: c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. È interessante vedere che la parola che usa Giacomo e che è tradotta con malato, nell'originale in greco è asteneo. Se avete qualche pratica con un po' di linguaggio medico, vi dovrebbe suonare un po' familiare. Astenia e nevrastenia provengono anch'essi dal greco. Il verbo greco è asthenes, che è un composto di stenos, forza, più a, che si chiama alfa privativo, che nega la parte successiva, per cui astenos significa senza forza, senza forza. Giacomo dice: chi è asteneo, senza forza, deve chiamare gli anziani della Chiesa e ricevere l'unzione. Ora, Giacomo non aveva studiato medicina, non so che mestiere stesse facendo Giacomo, e non poteva di certo sapere che quasi 2000 anni dopo un medico statunitense, un certo Baird, nel 1869 avrebbe usato il termine nevrastenia per indicare, vi leggo la citazione di cosa significa nevrastenia in termini medici: facile esauribilità ed eccitabilità del sistema nervoso centrale. I sintomi sono numerosi e vaghi, e molto vaghi. Cefalea gravativa, ho un peso alla testa. Cefalea tensiva, ho un male qua nel collo. Cefalea a casco, ho una cappa che mi copre tutto quanto. Prevalentemente nucale. Senso di debolezza muscolare. Tirature in varie parti del corpo. Questa è difficile. Astenopia, che significa vista sfocata, cardiopalmo, che significa battito cardiaco accelerato, allarme e timore generico, debolezza di memoria e di concentrazione, ipereccitabilità, senso di instabilità o di capogiro. Questo è quello che si dice nevrastenia. Ho descritto bene i sintomi che hai quando ti assale l'ansia, sia che abbia un motivo l'ansia o che ne abbia meno. Sicuramente tra tutti quelli che ho citato, sicuramente ci sono molti, uno per tutti, il cardiopalmo, il battito del cuore. Quando siamo ansiosi il nostro cuore sembra voler balzare fuori dal nostro petto. Se qualche cosa somiglia alla nevrastenia quando sei in ansia, Giacomo ti dice che, versetto 14, la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Pregare assieme agli altri, pregare assieme ai tuoi anziani di chiesa, pregare insieme ai tuoi pastori, ricevere l'unzione con olio, anche quello serve a spezzare l'ansia. Quando sembra l'ansia volerti strangolare, è come un nodo che hai alla gola. Ora, ho detto pregare assieme ad altri, pregare assieme ai tuoi anziani di chiesa, pregare assieme ai tuoi pastori. Questo presuppone una cosa: che tu abbia una comunità, che tu abbia una comunità di credenti, di persone con cui condividi la stessa fede, con cui condividi non soltanto lo stesso spazio fisico, ma lo stesso spazio spirituale che riguarda la fede in Cristo. Questo significa che tu devi essere connesso al corpo di Cristo, che è la Chiesa. Ti serve una Chiesa. Un credente da solo, come ho detto l'altra volta, rimane sbranato dall'ansia. Il problema è che Giacomo sa come siamo fatti, lo sa molto bene. Sa che chiediamo preghiere per tutto, o quasi tutto, soprattutto quando pensiamo per gli altri. Ci sembra tanto spirituale pregare per Tizio o per Caio, ma ci sembra poco spirituale pregare per noi stessi, chiedere preghiere per noi stessi, soprattutto quando si tratta dell'ansia. Aggiungo io:
Guarda di nuovo il versetto 14. C'è qualcuno che è ammalato? Chiami gli anziani della Chiesa. C'è un'altra particolarità, scusate se faccio un pochino troppo di linguistica, ma vorrei che capiste bene il concetto con cui stava scrivendo Giacomo. Il modo del verbo chiami in italiano è stato usato il congiuntivo. Chiami gli anziani. In greco, nell'originale greco, invece, è un modo che non esiste in italiano, che si chiama, adesso vi dico un nome che non significa niente per voi, nemmeno per me, che non ho studiato greco alle scuole, si chiama aoristo imperativo medio. È un verbo che non c'è in italiano, un modo che non c'è in italiano, e indica qualcosa, non è che potenzialmente tu puoi fare, chiami, vedi se ti viene bene, ma che devi fare per forza, non se ti va. Chiama, devi chiamare, devi essere tu a chiamare, sta dicendo Giacomo. Non è qualche cosa che puoi fare o non fare se vuoi sconfiggere l'ansia e sconfiggere qualsiasi malattia e anche l'ansia. L'ansia è una catena che può essere spezzata, ma spesso servono più persone per farlo. Per cui Giacomo ti dice, chiama, devi farlo, non è qualcosa che puoi non fare per spezzare la tua catena d'ansia. C'è un'altra cosa. Che mi ero dimenticato di citare come soluzione all'ansia. Per vincere l'ansia, usa l'ancora della parola. Non so quanti di voi amano la barca a vela, a me piace molto vederle. Non sono mai salito su una barca a vela se non per brevi tratti, non ho mai fatto competizioni. Mi piace tanto, mi piaceva tanto quando vedevo la Coppa America, queste barche meravigliose affusolate che attraversavano le onde. Non le ho mai viste però durante una tempesta, anche se ne ho viste parlare, ne ho viste in televisione o le ho sentite raccontare. Per quanto grande sia, se la tempesta è grande abbastanza, per quanto grande sia la tua barca, essa verrà sballottata in su e in giù, rischiando di capovolgersi e di affondare. Così fa l'ansia. L'ansia fa la stessa cosa nelle nostre vite. La sensazione di terrore, di panico, manda i nostri cuori in gola e lo stomaco sui piedi. Cosa fa un bravo velista nella tempesta? Un bravo velista prova a tenere la barca con la prua, la parte davanti della barca, contro vento, ovvero nella direzione contraria da dove quella da cui viene il vento. Questo che cosa significa? Che le onde che incontrerà la barca le prenderà nella parte più piccola, la prua, la parte più affusolata, quella che è nata proprio per fendere le onde e attraversare le onde. E molte delle onde rimbalzeranno sulla prua e andranno dietro la barca. Solo sapete, non è facile, da quello che ho letto, tenere una barca nella tempesta contro vento, sfidare le onde contro le onde che crescono e andare contro quella forza enorme che vuole ribaltare, che sembra voler ribaltare la barca. Ora, ogni velista sa che per tenere la barca contro vento in una tempesta non basta sforzarsi di dirigerla con il timone, ma bisogna gettare un'ancora. Nelle tempeste della vita, nelle tempeste che stai affrontando e anche in quelle dell'ansia, quando l'ansia si infrange sulla nostra barca e rischia di farla ribaltare, tu devi fare lo stesso. Devi tenere la prua della tua vita controvento, attraversare l'ansia, impedire che spinga la tua vita di lato facendola ribaltare. La tua ancora si chiama la parola di Dio. La tua ancora si chiama la Bibbia. In Isaia 23, i versetti 3 e 4 è detto: a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. L'immagine di una tempesta di acqua che ci copre e ci sommerge è quella che Dio fa usare Isaia per dirci che non ci abbandona e non ci abbandonerà mai. Che
E c'è un altro tratto dove c'è un tratto specifico nella parola del Signore in Isaia 43. Vorrei che anche questo prendessi nella tua Bibbia. Isaia 43, i versetti da 2 a 4. Nella Bibbia bianca stanno a pagina 464, in quella viola stanno a pagina 711. In qualsiasi altra Bibbia trovali Isaia 43, i versetti da 2 a 4. È un brano famosissimo che quasi tutti quanti sappiamo, anche quelli che non hanno mai letto costantemente la Bibbia. Questo brano l'hanno sentito almeno una volta nella loro vita. Isaia dice così: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Noi abbiamo un'ancora, noi abbiamo un'ancora. Mentre i nostri ce sentimenti cercano di farci rompere gli ormeggi, il Vangelo, la Bibbia, la parola di Dio ci ancora in modo stabile. Quando sei in ansia, guarda quello che dice di te in Isaia, guarda i versetti di Isaia 43. Dio ci ha scelto. Dio ti ha scelto, ti ha chiamato per nome, ti ha adottato. Ha detto, quell'uomo lì è mio, quella donna lì è mia, prima della creazione di questo mondo. E guarda anche il versetto di 40, di Isaia 43. Dio non ti dice se dovrai attraversare le acque. Dio ti dice quando le dovrai attraversare. Ti dice che viviamo in un mondo caduto dove ci sarà l'acqua e il fuoco e le tempeste che vorranno sommergerti. È una cosa automatica. Stanne tranquillo, ci saranno. Ma Dio inizia il versetto rassicurandoti. Vi ricordate quando abbiamo parlato delle tempeste? Gesù, la prima cosa che fa all'interno, quando entra nella barca di Pietro e dei discepoli, che era sballottata dalla tempesta, per placare la tempesta, invece di placare la tempesta, prima gli dice state calmi. Questo succede la stessa cosa. Dio, la prima cosa che ti dice quando prima di comunicarti che dovrai attraversare acque, ti dice io ti ho riscattato. Ora, che cosa significa riscattare? In ebraico la parola è gaal, che significa pagare un prezzo. Riscattare significa pagare un prezzo in moneta. Il prezzo per te che mi ascolti l'ha pagato Gesù sulla croce. Chi è stato in una tempesta in mare sa che una delle cose più brutte, una cosa veramente tremenda della tempesta è il buio. Perché anche se siamo in pieno giorno, il cielo è scuro, l'acqua passa sopra, ti toglie la visuale, non sai dove sei, non sai in che posizione stai, non sai dove sta andando, non sai dove è il nord, il sud, non sai nemmeno dove è il sopra e il sotto. Gesù è venuto per perforare il buio delle tempeste. Lui stesso ha detto in Giovanni 12, al versetto 46, io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Anche quando sei nella tempesta, la tua ancora, l'ancora che rappresenta la parola di Dio, ti darà luce. Però, se tu sei appassionato di barche, so cosa stai pensando. Ma che dici, Marco? In una tempesta l'ancora fa solo danni. E poi una tempesta può scoppiare in tutte le parti del mondo. Non è detto che ci sia un fondale dove mi possa ancorare. Alcune volte, anzi, l'ancora fa dei danni. Se sei in porto, addirittura, spesso vengono tolti gli ormeggi per evitare che la barca sbatta contro la banchina. Hai ragione, hai ragione. Io però parlo di un'ancora particolare. Non è quella in metallo legata ad una grossa catena pesante che termina con degli uncini.
Raramente nelle tempeste, raramente le tempeste ci colgono quando siamo nel porto, quando stiamo al sicuro in un porto. Questo accade, ma è raro. In un porto il fondale è basso e potremmo buttare l'ancora, ma normalmente le tempeste ci colgono in mare aperto quando il fondale è sotto centinaia e centinaia di metri. Sarebbe impossibile gettare l'ancora in mezzo all'oceano, non ci sarebbe una corda, un cavo, una catena tanto lunga. E anzi, sarebbe dannoso tenere la barca ferma in mezzo alle onde che comincerebbe a girare su se stessa. Quello che serve quando la tempesta ci coglie in mare aperto è quella che viene definita una ancora galleggiante. Questa è un'ancora galleggiante. È la figura di un'ancora galleggiante. Qua c'è una barca e questa che vedi, questa specie di paracadute, è un'ancora galleggiante. Quando la tempesta è particolarmente violenta e la barca non riesce a navigare controvento, allora si ammainano le vele, vengono tirate giù tutte le vele e si manovra gettando l'ancora galleggiante. Con un capo, vedete, un capo della corda è legato ad una boa, quassù, e l'altro capo della corda è legato alla prua della nave, della barca. Vedete? Qui c'è la boa e qui c'è la punta della barca. L'ancora galleggiante, come ho detto, è una specie di grande paracadute che si riempie d'acqua e l'acqua entrando da qui poi esce da questo foro che ha in cima e questo flusso di acqua che cosa fa? Mantiene la barca controvento e perpendicolare alle onde, che è la posizione migliore, abbiamo detto, per affrontare le tempeste. La parola di Dio, la Bibbia, non è qualcosa che ti lega, come una barca ormeggiata in un porto, qualcosa che limita il tuo movimento, tutt'altro. È un'ancora galleggiante nell'oceano della tua vita, qualcosa che ti rallenta quando vai troppo veloce, che dà la direzione alla tua vita, che mette la prua della tua vita verso le onde dell'ansia e dei problemi che la generano, nella posizione migliore per affrontare la tempesta, dove le onde della vita colpiscono la tua barca, ma non la fanno affondare. E la parola di Dio è anche un paracadute. È anche un paracadute che ti fa atterrare dolcemente invece di farti schiantare al suolo. Tuttavia, l'ancora galleggiante non è qualcosa che puoi costruire durante la tempesta. Non so se vedete, non è possibile costruire una cosa del genere mentre stai dentro la tempesta. Devi averla già a bordo. Un bravo marinaio sa che ha necessità di partire, soprattutto quando è prevista burrasca, assieme ad un'ancora galleggiante. La devi avere già a bordo. Devi averla preparata quando il mare è calmo, quando magari sei in banchina e nessuna nuvola si vede all'orizzonte. E hai il tuo tempo per cucirla, comporla, piegarla, riporla. È per questo che l'ancora mobile della tua anima, che la parola di Dio, devi averla preparata, devi averla cucita, devi averla ripiegata e devi averla riposta dentro di te nei momenti in cui l'ansia non c'è, nei momenti dove tutto sembra filare liscio e le onde sono basse e piacevoli. Questo significa leggere la Bibbia, leggere la parola di Dio ogni giorno, farla entrare in te, cucirla dentro la tua mente. Riporla dentro la tua mente. Una delle cose che sanno i marinai è che in una tempesta, dentro la barca, la cosa migliore è stare fermi. È stare assolutamente fermi. Non c'è necessità di correre da un capo all'altro della barca. La stessa cosa accade quando sei nella tempesta dell'ansia. Terzo suggerimento, per vincere l'ansia, fermati e riconosci che Dio è in controllo. Il Salmo 46 al versetto 10 dice: fermatevi, dice Dio, e riconoscete, fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio.
L'ansia spesso arriva con cose reali, come una malattia, un problema economico, un problema di lavoro, ma può arrivare anche senza un apparente motivo, magari quando c'è poco da fare e abbiamo tanto tempo per pensare, oppure quando abbiamo troppo da fare e non abbiamo tempo, per riflettere e non sappiamo come venirne fuori da tutto il marasma dove siamo caduti. Dio non ci ha progettato né per non fare nulla né per fare troppo. Dio ci ha progettati per fermarci nelle tempeste, per smettere di correre da una parte all'altra della nostra barca e pensare che possiamo mantenerla a galla con le nostre proprie forze e con le nostre corse su e giù lungo lo scafo. Non possiamo. Per quanto tu corra lungo lo scafo, non puoi tenere a galla la tua barca. Mantenere la barca a galla con le nostre forze non è difficile, non è facile. Per mantenere a galla il nostro scafo, dobbiamo fare una cosa: dare a Lui, dare a Dio il timone, dare a Lui le cose che non sappiamo portare, perché Lui è Dio, non io. Fermarsi, essere fermi, fermi, significa riposare alla presenza di Dio. Sapete, il salmista non aveva scritto questo dopo una bella giornata di sole alle terme, una bella sauna rilassante, ma è stato scritto nel contesto di una guerra. Se leggete tutto il salmo, vedrete che il salmista sta parlando di una guerra. Il salmista parla di fermarsi in mezzo a una guerra. Esatto. Il significato del salmo è fermati. Smetti di lottare, smetti di combattere da solo, fermati, pensa a chi sono io, pensa a quello che ho fatto, il creato, pensa a quello che mio figlio ha fatto per te, la salvezza, pensa a quello che farò io, giudicherò con giustizia ed equità alla fine dei tempi. Fermati, non lottare da solo, figlio mio, fermati, non sei tu in controllo di tutto il mondo, anzi non sei in controllo di niente nel mondo, fermati, sono io che lo controllo. Ti fidi di me? Ti fidi di Dio per dargli il controllo? Ti fidi di Dio per dargli la tua ansia? Ti fidi di Dio per fermarti e dare la tua ansia, il timone della tua vita a Lui? Conoscete il Salmo 23? Chi non lo conosce, il Salmo 23? Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. La sensazione di questo salmo potrebbe essere che Davide lo abbia scritto in una situazione paradisiaca, meravigliosa, in un momento di calma piatta, dove tutte le cose andavano bene, tutte le cose andavano alla grande, nessuna nuvola all'orizzonte. Ne siamo proprio sicuri, ne sei sicuro? Se hai una Bibbia a fianco, cerca il Salmo 23. Guarda l'inizio del Salmo precedente, il Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ti ricordi chi ha detto queste cose? Le ha dette Gesù sulla croce. Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Davide aveva capito che l'unico modo per affrontare la tempesta non era muoversi, ma fermarsi e riconoscere che Dio è Dio. Davide aveva capito che l'unica maniera era affidarsi a Cristo. Lui non lo conosceva Cristo, ma lo avrebbe conosciuto dopo. L'unica maniera per affidare la tua vita a Dio, per non far ribaltare la tua barca, è fermarsi, non correre da un capo all'altro della tua ansia, non correre da un capo all'altro della tua vita, ma fermarsi e riconoscere che Dio è Dio e quello che ha fatto per te. In conclusione, l'ansia è qualcosa che puoi vincere, l'ansia è qualcosa che si può vincere, ma non da solo, ma non da sola.
Ti serve un gruppo di persone, di credenti, che preghino assieme a te, che preghino per te, che ti ungano sia fisicamente che metaforicamente con l'olio della parola di Dio. Quell'ancora mobile che tiene la tua vita controvento nella tempesta e non la fa affondare, e non fa affondare la tua barca. Fermati, riconosci chi è Dio e ciò che ha fatto per te, e affida a Lui il timone della tua barca, della tempesta, dell'ansia e i tuoi pesi. Fermiamoci a pregare. Grazie, Padre, che tu sei un Dio che è presente, un Dio a cui io mi posso affidare. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio guarire, io voglio guarire dall'ansia. Per questo io non soltanto prego per la fine della mia ansia, ma io confesserò ad altri del mio gruppo, della mia chiesa, ai miei pastori, ai miei anziani di chiesa che sono nell'ansia. Io voglio guarire, voglio essere unto, voglio ricevere la preghiera di unzione per ricevere la guarigione, come dice Giacomo. E se non hai una comunità, prega queste cose sempre nel tuo cuore. Signore, mettimi davanti una comunità, dammi dei fratelli e delle sorelle in Cristo con cui io posso parlare e con cui posso confortarmi e confrontarmi. Dammi delle guide, dei servitori che possano ungermi con olio, sia in maniera fisica, sia con l'olio della parola tua, e farmi guarire dalla mia ansia. E Signore, ti prometto che userò l'ancora della parola, che non avrò paura di gettare l'ancora mobile della tua parola per rimanere fermo, per rimanere controvento, per rimanere con la mia vita orientata verso di te. E ti prometto, Signore, che nella tempesta non correrò tentando di risolvere i problemi miei, ma mi fermerò e riconoscerò che tu sei in controllo. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen. Thank you.